Insieme al presidente Giorgio Lacava, allora c'è questa indagine della Procura federale. Ovviamente non possiamo entrare nel merito anche di quello che avete detto nell'audizione, però presidente, cosa si sente di dire alla piazza? Mi sento di dire che assolutamente parliamo nel senso di Iani, perché poi purtroppo Bassizze non fu venduto, come ben sappiamo. Però dico la cosa che prima voglio tranquillizzare, perché l'avvocato Chiacchio, fortunatamente abbiamo tra gli avvocati più bravi sul diritto sportivo che possono esistere in Italia, assolutamente l'arresto non c'entra niente, non ha penalità, nessun genere di problemi. E veramente parliamo del sesso di anni, perché come ho detto la cosa non si fece. Però la cosa a parere mio più grave è che tutto questo doveva essere secretato, e quindi infatti io non faccio nessuna dichiarazione, come mi è stato detto dagli ispettori della procura, quindi assolutamente non parlo di nulla, però secretato non tanto, perché dopo si è saputo. Quindi ecco, io vorrei capire, ma c'è qualcuno che vuole mettere veramente voci nei confronti a Retto? Perché se era secretato, io e Massimo non l'abbiamo detto, e quindi chi l'ha detto? Non c'entra assolutamente l'Arezzo Calcio, come ho detto, come mi ha detto anche l'avvocato, parliamo di una cosa che non è avvenuta, perché Bassizze poi è rimasto con noi, quindi mi tranquillizzo al 100%. Però è chiaro, mi dà fastidio che escono delle voci quando ancora c'è una aperta questa indagine. Sicuramente l'archivieranno, però poi escono sui giornali Bassizze, e quindi non è una cosa a parere mio molto bella e professionale.